L'immagine dell'aquila, che sembra seguirci, paziente e solenne, nella nostra passeggiata, ci accoglie di nuovo all'ingresso del museo, allestito agli ultimi piani del Palazzo del Capitano e del Palazzo del Popolo. Affiancato da un'importante pinacoteca che conserva tele, tavole e stendardi processionali databili tra il XVI e il XVII secolo, comprende all'interno delle splendide sale che lo ospitano materiale archeologico, ceramiche, una ricca collezione di monete e tessuti, testimonianza della lunghissima e importante storia cittadina. Tra i pezzi più interessanti, una lastra di marmo proveniente da San Fortunato, raffigurante Cristo e i santissimi Fortunato e Cassiano, risalente al XII secolo. Il modello della Consolazione coevo alla costruzione del tempio stesso e rarissimi vetri graffiti con immagini sacre.